Questa è la storia di Sigfrido e Laura. Sigfrido è molto innamorato di Laura, ma non sa che fare. Dopo un po' prende coraggio e decide di chiedere a Laura un appuntamento. Il cuore di Sig, mentre aspetta la risposta di Laura, batte forte e la paura lo avvolge. Ma dopo una serie agonizzante di minuti, Sig riceve un no. Più tardi quel giorno, mentre Sigfrido aspetta che la cena sia pronta, inizia ad elaborare gli eventi di quel pomeriggio. La corteccia prefrontale mediale, suo sensore emotivo, recupera dalla memoria il rifiuto. L'amigdala, al centro delle emozioni, riempie di paura quel ricordo. Il cingolato posteriore, il coordinatore emotivo, gli fa rivivere fisicamente lo stato di paura e imbarazzo, mentre il sensore emotivo riproduce la scena più e più volte e nella sua mente. All'improvviso Sig sente un odore di bruciato, si alza di scatto e corre a spegnere il forno, tira fuori la cena e cerca di salvarla disperatamente. Ed è solo ora che i pensieri del rifiuto sembrano essere svaniti. Dove sono finiti quei pensieri? Cos'è successo nel cervello di Sig? Parliamo spesso di parti cerebrali come l'amigdala, l'ippocampo e la corteccia prefrontale, ma raramente parliamo delle reti che queste creano. A meno che non seguiate già questo canale, che qui ne parliamo, qui di reti ce ne sono. E come? Seguitelo. Intanto, scendiamo. Metà del nostro tempo lo passiamo a vagare con la mente e, secondo Susan Smalley, psichiatra americana, la maggior parte dei pensieri che facciamo sono stressanti o neutri, cosa che condiziona il nostro stato d'animo male. Il colpevole di tutto ciò è la Default Mode Network. Chi è? Cos'è? Che fa? Che la vado a trovare a casa. Conosciuta anche come la Oh Shit Network, questa rete è stata scoperta per caso. Alcuni scienziati decidono di misurare l'attività di alcuni soggetti durante un compito e lasciano gli strumenti di imaging accesi durante il periodo di riposo. Ma dopo l'esperimento, mentre controllano i dati, questi scienziati si accorgono che alcune aree del cervello sono più attive nei momenti di riposo che durante il compito. Quelle aree sono le componenti della Default Mode Network ed è questa che è attiva in Sig quando sta pensando di nuovo al rifiuto. Eh sì, perché negli stati di riposo mentale, in realtà, altro che riposo, proprio mentre la mente sembra non avere nulla da fare, sta di fatto vagando tra pensieri per lo più negativi, come dice Susan. Ma quindi a cosa serve questa rete se ci deve far venire in mente pensieri negativi e angoscianti? Il nostro cervello è un simulatore della realtà e la maggior parte dei pensieri sono negativi perché deve prevedere le peggiori situazioni possibili, cosa che ha fatto Sig per capire dove ha sbagliato e per non sbagliare di nuovo, nonostante i due DP che continuiamo a prendere. Vabbè. Quindi è utile, ma non se usata troppo e male. E c'è una soluzione per spegnerla, un'altra rete, acerrima nemica della default. Parliamo della Task Positive Network. Vediamo. La TPN si attiva durante i compiti che richiedono attenzione e la nostra consapevolezza verso l'ambiente esterno. In pratica è attiva quando agiamo, quando facciamo cose. E la particolarità è che quando sono attive le aree della task, quelle della default sono assopite. Quindi pensieri intrusivi a fanculo. Mentre Sig corre verso il forno, la cara Laura svanisce dai suoi pensieri. Il rifiuto non è più nel focus perché l'azione non lascia il tempo al rimuginio di palesarsi. E qui il punto è, ma quindi come facciamo a passare da una network all'altra volontariamente? Esiste un ponte, una via. C'è una terza rete, quella di cui si parla meno, ma quella che probabilmente è la più importante. Siamo nel 2008 e Kartik Sridharan, professore alla Cornell University, assieme a dei colleghi scoprono una cosa curiosa. Osservano una serie di aree che lavorano mentre avviene un passaggio di attivazione tra quelle della Default Mode Network e quelle della Task Positive Network. Una è l'insula, che non è la cattiva della sirenetta della Disney, ma è una zona che abbiamo al centro del nostro cervello, e l'altra è la corteccia anteriore cingolata che si trova qui dietro la fronte. Ecco, queste aree costituiscono la terza rete, la Salience Network, o in italiano rete della salienza. Va che nome!
È lei la responsabile del passaggio che va dal pensare continuamente ad un rifiuto al farci alzare e correre verso il forno perché sentiamo puzza di bruciato. Lei ha permesso a Sig di allontanarsi per un po' da quei pensieri negativi, permettendogli di entrare nello stato del presente e di salvare la cena. E non è ancora arrivato il bello. Sono io. Il bello è che questa rete possiamo attivarla consapevolmente. Seguitemi. L'insula, l'area al centro del cervello di cui abbiamo parlato prima, ci aiuta ad individuare stimoli che richiedono attenzione, mentre l'altra, la corteccia cingolata anteriore, ci serve ad essere reattivi a questi stimoli a livello motorio proprio. L'interazione tra queste aree ci permette di capire quando è il momento di passare da una rete all'altra, quindi quando passare dal pensare all'agire. Ma come fare? Come sfruttarla questa rete della salienza? C'è un fenomeno che viene chiamato entrepreneur, che in italiano traduciamo come debito di idee. Sono certo che tutti abbiamo una marea di idee, tantissime, dai progetti megalodontici a piccolissimi micro pensieri di qualcosa che ci è venuto in mente di fare. Ma è un debito di idee, perché quante di queste mettiamo davvero in pratica? Beccati. Siamo abituati ad usare la default mode network perché è quella più comoda da usare. Basta stare fermi. Ma è anche la più dolorosa perché risucchia tante energie senza che ce ne rendiamo conto, andando in sovraccarico e causando malessere. Quindi la soluzione sembra essere usare più la salience e di conseguenza più la task, quindi pensare meno e agire di più. E uno dei modi migliori, se non il migliore, è proprio quello di non lasciare al pensiero il tempo di agire, agendo noi per primi. Il neuroscienziato colombiano Rodolfo Llinas dice che lo sviluppo del sistema nervoso è necessario primariamente per realizzare azioni. Ma facciamo esempio. Non abbiamo proprio voglia di fare i compiti. E pensiamo e ripensiamo a tutti i motivi per cui non vogliamo, trovandone man mano altri perché siamo dei pigroni paraculo. Ma se iniziassimo a farli, mentre la mente continua a pensare che non vuole farli, di sotterfugio portiamo tutto il focus verso l'azione, quindi anche l'attenzione, prima impegnata sul trovare scuse e giustificazioni, si ritrova impegnata nel compito. Ma c'è anche un altro modo controintuitivo, come piace a noi, usare la default per assopire la stessa default. In che senso? Dan Harris, ex giornalista della ABC, spiega come spostare l'attenzione consapevolmente diminuisca l'attività della default drasticamente. Spostare l'attenzione consapevolmente. Ricorda qualcosa? La meditazione! Chi medita entra di fatto nella default, ma fa sì che quella stessa default diventi meno attiva durante il momento meditativo, perché l'attenzione viene direzionata intenzionalmente, allenando la rete della salienza per allontanarci dalla mente che vaga e la Task Positive Network per mantenere l'attenzione su uno stimolo specifico come il respiro. In questo modo si costruisce praticamente una nuova default, un nuovo stato mentale che prende il posto di quello precedente e che quindi diventa man mano il nuovo stato di default mode network che accompagna l'individuo. E come è fatto questo nuovo stato di default? Semplice! È orientato al presente, all'attenzione e alla concentrazione. Insomma, le neuroscienze ci danno una certa sicurezza nel fatto che se davvero mettiamo in pratica il nostro volere, possiamo diventare padroni di noi stessi sul serio. Come al solito, più che determinazione, motivazione e tutte quelle cose lì da life coach, forse la cosa che può aiutarci di più è la furbizia di mettere in pratica queste semplici ma intriganti conoscenze. Pensiamo quanto vogliamo, che c'è utile, per carità, ma poi agiamo, perché il momento giusto esiste quando lo scegliamo noi e la mente si adatta. Fai, fate, faccia, fa, famo, ecco. Basta YouTube, metti giù. Lavora. Smelly.
cara Laura Laurea. Ma va. Ah, papà va fa. E secondo, scusan. Siamo. Siamo. Seriale.